שלום עליכם כרבי, עוד שמסתשם סדים מסכת סוטה, דף י' ד' יורין, ציים עוד על הססת הריגה רבי חמי ורבי חנין אמר אף משה רבנו אני יודע איך הקבור משה רבנו ססו נושא עדו וספיליתו כתיב אחה ולא ידע איש את קבורתו וכתיב הטעם וזאת הברכה שברך משה איש אלוקים אומר סוגדית שכניסונו נושא עדו ומשה רבנו ספיליתו ונעת רואה סוגדית ש ברך משה איש סיכום ידיד שאיש כוסי לא ססו ולא יד איש וצ'ו לא ססו איש וצ'ו משה רבנו אנקה נוסה דו וספיליטו צ'סונו על כולן רג'וני פרקואלי השם עצ'ילתו אילוגו דל התומבה די משה רבנו ונטוטו פרקה La tomba di Moshe Rabbeinu espiava per il peccato di Peor. E siccome i romani volevano continuare a peccare in questa maniera di Peor, perciò, e siccome ciò espia anche il loro peccato, perciò il luogo del loro seppellimento fu celato affinché non pecchino. Questa è una spiegazione. Un'altra spiegazione che ho trovato. Siccome volevano distruggere i romani volevano distruggere il santuario e sapevano che gli ebrei avessero pregato sulla tomba di Moshe Rabbeinu e perciò non avrebbero potuto distruggerlo perché Moshe Rabbeinu avrebbe interferito e avrebbe annullato il decreto perciò cercavano di impedirlo impedire che gli ebrei vengano a pregare lì. Un'altra ragione è perché così come Jacob Avino non volle essere seppellito in Egitto finché non trasformi la sua tomba in divinità, perciò ugualmente anche Hashem non voleva che trasformino la sua tomba anche in divinità. Un'altra ragione perché l'angelo peccatore di cioè l'angelo creato dal peccato di Peor quando ogni anno giunge la data che gli ebrei peccarono nel deserto con le donne di Midian tale angelo vuole salire nel cielo per accusare gli ebrei per questo peccato però quando vede la tomba di Moshe Rabbeinu non può fare nulla e ritorna al suo posto quieto quieto. Dice Midrash che gli ebrei nel deserto morirono e non sarebbero risuscitati. Ma siccome Moshe Rabbeinu fu seppellito lì, allora per questa ragione lui li farà risuscitare quando avverrà la risurrezione dei morti. Veroma Bravichama Bravichanina, mi premani qual Moshe se bet peor, che deve capire al masse peor. Abbiamo detto questa ragione. Perché Moshe Rabbeinu fu seppellito e di rimpetto dice accanto ma di rimpetto a Bet Peor per espiare questo peccato veramo il chava barachanina mai di chtiv achre Hashem lokechem telecho vichi efshar lo l'adam lalech achar shchina per quale ragione è scritto andate appresso Hashem uno può forse andare appresso Hashem ma lo kvar neemar che Hashem lokech eshochlau perché Hashem è fuoco e lalech achar mitotav shakosh boho che uno deve andare appresso deve seguire gli attributi di Hashem ma umar bishalomim e così come lui fa in veste coloro che sono nudi dichtiv vayas Hashem lokim l'adam ulishto kotnot or vayal bishem che Hashem fece per Adam e Chava degli indumenti di cuoio afata al bishalomim anche tu e fai vestire gente che non hanno cosa vestirsi. Akushbohu bikir cholim. Akushbohu visitò malati, dichtiv. Vaira elav Hashem elokim belonem amre. Hashem visitò Avram Avino dopo che fece la milah belonem amre. Afata bikir cholim. Così ugualmente anche tu vai a visitare malati. Akushbohu nicham avilim, dichtiv. Akushbohu andò a consolare coloro che erano in lutto. E come è scritto vai achare mot Avraham vai barach Elohim et Yitzchak beno dopo la morte di Avraham Hashem benedisse Yitzchak
suo figlio, e vediamo che è collegato con il fatto che Abramo Avinu morì. Perciò, questo da ciò Chazal dicono che andò a consolare. Afatah Anachem Avelim, anche tu vai a consolare coloro che sono in lutto. Kishbohu Kavar Metim, Dichtiva e Kvarot Bagai, così come Hashem seppellì Moshe Rabbeinu, Afatah Kvar Metim, così ugualmente anche tu, se è necessario, vai a seppellire i morti. Kotnot Or, indumenti di cuoio. Rav Shmuel ebbero una disputa. Chad amar davar ba min da'or, e chad amar davar sha'or nena mimeno. Uno che si disse che furono indumenti fatti di lana, che derivano dalla pelle delle pecore, e chad amar davar sha'or nena mimeno, e lino, che la pelle gode di questo, ha beneficio di questa sostanza. Darash Rabbi Samlai. Torah tchilata gmilut chasadim e sofa gmilut chasadim. L'inizio della Torah è con azione di beneficenza, e la fine della Torah anche con azione di beneficenza. Tchilata gmilut chasadim dechtiv. All'inizio è scritto: Vayas Hashem Elokim l'Adam l'Ishto kotnotor va'elbishem, come abbiamo già visto. Vesofag Melot Chasadim, Dichtiv, Vayikbar Oto Bagai, che Hashem seppellì Moshe Rabbeinu. Darash Rav Simlai, Mipnei ma nitavah Moshe Rabbeinu l'ikanes l'Eretz Yisrael? Per quella ragione Moshe Rabbeinu ebbe la voglia di entrare in Eretz Yisrael, v'echila kol piriyahu tzarich, forse per mangiare i frutti della terra, evidentemente, indubbiamente no. O lisboa mitovah tzarich, o forse per saziarsi dell'abbondanza di Eretz Yisrael, certamente no. Poiché Moshe Rabbeinu era completamente spirituale. E la kach amar Moshe, Arbe mitzvot tzitavu Israel, ven mitkamin Eretz Israel. E gli ebrei sono stati comandati parecchie mitzvot, e le possono compiere queste mitzvot solo in Eretz Israel. E kanesani l'aretz kedesh itkalmu kulan al yadi. E perciò vorrei entrare nella terra per poter compiere queste mitzvot. Amar Hakadosh Baruch Hu, כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, מה נהיה לך כאילו עשיתם? La ragione perché indubbiamente te vuoi entrare in terra è per ricevere la ricompensa per il compimento di queste mitzvot. Perciò io considero come se tu avessi già compiuto queste mitzvot. Shenemar, poiché è scritto, Lechen achalek lo barabim, perciò gli darò una porzione tra le moltitudini. Vet atzumim ichalek shalal, e spartirà il bottino con i possenti. Tachat asher ra lamav nasho, poiché mise a repentaglio la propria vita. Perché aveva rischiato di morire. Ve'et poshim nimna, e fu contato tra i malvagi. Ve'u chet rabim nasa, e lui sostenne il peccato delle moltitudini. Lo poshim yavgia, e pregò per i malvagi. Lechen achalek lo barabim. Adesso spiega la Gemara, spiega questo verso. Perciò gli darò una porzione delle moltitudini, e col bachronim e l'ombra rishonim. Uno potrebbe pensare che Moshe Rabbeinu gli verrà data una porzione come gli ultimi giusti, ma non come i primi giusti, cioè Talmud Lomar, cioè come Avot, i patriarchi. Talmud Lomar v'etatzomim chalek shalal, che dividerà il bottino e con i potenti, che Abraham, Isaac e Jacob, come Abraham, Isaac e Jacob, che loro sono possenti in Torah e Mitzvot, tachat asher era la mavet nafsho, per aver messo la sua vita in repentaglio,
se Massara Smolimità, poiché era pronto, era disposto a morire, se Neemar, Veim Ain Mechenam Sifrecha, se e se non cancelli i peccati del popolo ebraico, allora cancellami dal tuo libro. Veit Poshim Nimna, e fu contato tra i malvagi, significa Shinimna in Mete Midbar, che era anche, faceva parte anche di coloro che morirono nel deserto. Vehu Chet Rabim Nasa, e lui sopportò il peccato delle moltitudini. Shikiper Masa Egel, poiché spiò il peccato del vitello d'oro, Vela Poshim Yavgia, e pregò per i malvagi. Shebikesh Achmea Poshe Israele, Sheyachzeru B'tshuva, o che pregò per i peccatori di Israele, che affinché facciano penitenza, si pentano dei peccati. Ve'en Pgia e la Tfila. Il significato di Vela Poshim Yavgia significa che pregò per loro. Sheneemar, Vata al titpalel ba'adam hazeh, ve'al tisa ba'adam rinat tfilah, ve'al tifgah bi. E non pregare per questo popolo, e non pregare, cioè non dire per loro qualcosa come un grido o una preghiera, e non altificarvi, non pregare a me. E ciò significa che tifgah, il significato è di preghiera. E si tratta qui, per capire questa Gemara, i Rishonim si intendono i tre patriarchi, e gli altri si intendono gli ebrei che erano nel deserto, quelli che chiama qui la Gemara peccatori o malvagi, e perché peccarono sia con Chet Ha'Egel sia con le spie. E spiega il Rif che ciò che chiese Moshe Rabbeinu non è la ricompensa, benché voleva che la ricompensa sia che gli spetti, che non sia come un regalo che non gli spetti. Perciò Hashem gli rispose che la ricompensa gli è dovuta perché lui era disposto a morire per il popolo ebraico. Perciò tutto ciò che il popolo ebraico, tutte le mitzvot che il popolo ebraico faranno nel futuro, sono tutte messe a suo, sono tutte a suo vantaggio e tutto a suo merito. E perciò questa ricompensa gli spetta diritto, e non perché come un regalo che non gli spetta. Adranalach amkanel ishto, adranalach amkanel ishto, adranalach amkanel ishto, mitzvah Hashem v'neder. Iniziamo adesso il prossimo capitolo, il secondo capitolo della Mishnah. היה מביא את המנחתה בתוך כפיפה מצרית, פורטבה לעשו מנחה אינון צ'סטה, די פטה די פיברה די פלמה, ונותן ידיה כדי להיגעה, אלא מטבע לסוימני, אפינקה סטנקרלה, אפינקה אמתה. Si spiegano i commentatori che questa Minha non è per lei, ma è per il marito, perché viene a espiare il fatto che lui non la rimproverò quando seppe la prima volta che si appartò con qualcuno. Prima che la avvertì, doveva rimproverarla affinché cambi la sua maniera di comportarsi, ma lui non lo fece, perciò deve offrire questa offerta di farina d'orzo. Kolam menachot chilatan v'sofan b'kli sharet. Tutte le menachot, tutte le offerte farinacee all'inizio e alla fine devono essere, all'inizio si intende quando viene messo in un utensile e santificato, affinché l'offerta diventi santificata, e alla fine si intende quando il Cohen prende la manciata e la mette in un utensile, quella è la seconda santificazione.
וזו תחילתה בכפיפה מצרית וסופה בתשרת. קווסטה אופרטה דלה סוטה ויינה פרזה דלה דונה צ'סטה di, come abbiamo detto, di fibre di palma mezzrit. C'è chi spiega che, abbiamo detto, anche la cinta è una cinta heve mezzri, perché si comportò come gli egiziani, che erano erano individui molto immorali. E anche ripete nuovamente, ricorda mezzrit qui in questa cesta, per ricordare che si comportò come una mezzrit. E la seconda sofà, alla fine, cioè quando prende la manciata, la mette in un utensile santificato, per santificare la manciata. Kolam lachot unot shemen ulvona. Tutte le offerte farinacee sono composte, a parte la farina, anche d'olio e di olivano. Vezo e natuna lo shemen ulvona. E questa non è composta né di d'olio e né di olivano, poiché ciò è scritto esplicitamente nella Torah. Kolam lachot ba'ot min achitin. Tutte le offerte farinacee sono offerte di frumento. Vizo ba min aseorin. E questa è d'orzo. Minchata omer è anche d'orzo. Però afal pi sheba min aseorin, benché è composta di seorin, iaita ba geres, era composta di farina molto fine, macinata molto fine, finemente. Vezò, e questa è la mincha della sotà, ba kemach, non era così fine. Intende dire che include anche la pula, che questa farina è usata così, come dopo che è macinata, che non è stata filtrata, setacciata. Gabriele Omer, siccome lei si comportò come un animale, nel senso che un animale non ha un unico compagno, come che un uomo si sposa con una donna e basta, è un animale e scambiano tra di loro, non c'è un unico compagno, perciò lei ugualmente si è comportata in questo senso come un animale. Dice la Gemara, Tanya, abbiamo studiato una braita, Abachanin Omer Mishum Rabbi Eliezer Veko Kachlama, che delle Yaga, per quella ragione gli mette gli fa tenere l'offerta in mano per stancarla, affinché ammetta, in caso che è colpevole, che ammetta che ha commesso adulterio, affinché non il nome santo di Hashem non venga cancellato, e affinché anche non muoia. In kacha chasa Torah alovrei rezonò, se la Torah ha avuto pietà di coloro che peccano, kavachome lo se rezonò. Ha maggior ragione che Hashem è preoccupato per coloro che compiono la volontà di Hashem. E perché lei può essere anche innocente, veramente. Non sappiamo se è innocente oppure no. Umimai mishum de chasa hu Dilma Kechi de lo Limhagi Megillah. Forse dove si sappiamo che Hashem ha pietà di questa donna, che non muoia. Forse l'intenzione è che vogliamo che lei ammetta, affinché, solo perché non vogliamo che il nome di Hashem sia cancellato. Rispondiamo là che Savar, che Rabbi Eliezer è l'opinione, voltiamo il Daf. Mashkav Achalkach Makriv et Michata, che prima gli dà da bere e dopo offre il sacrificio, cioè l'offerta. Dimshu Megillah a Imchakala. Adesso dobbiamo capire questo, che l'effetto dell'acqua, che se è colpevole, che causa che essa muoia, inizia solo dopo che viene offerta
questa offerta di la Minchà, non quando lei ha bevuto l'acqua. Perciò dice Agmarà, Mashkava Haka Makrivi Minchata, prima gli dà da bere. E lei potrebbe ammettere allora, prima che offre l'offerta. E dopo di ciò, Vahaka Makrivi Minchata, poiché De Imshom Gila, poiché se per il fatto che fu cancellato il nome, Ha Imchikale, Imchikala, il nome fu cancellato ugualmente prima di ciò. E con tutto ciò noi ci preoccupiamo per lei che non muoia. Spero che è chiaro. La Mishnah ha detto, Kolam Nachot, tutte le offerte, Urmino, abbiamo studiato una verità, Sede Menachot Ketzad, qual è la procedura delle Menachot? Adam e Vimincha Mitov Beto. Quello che chiede adesso la Gemara, che la Gemara ha capito che quando, che la Mishnah ha detto, Kolam Nachot Chilatan Vesofan Biklisha, vi dico la domanda così più facile capire la Gemara. La Mishnah dice, Kolam Nachot Chilatan Vesofan Biklisharet, che l'inizio delle offerte è che vengono messe in un utensile santificato. Però vediamo da questa braità che non è così. Perciò c'è una contraddizione tra la nostra Mishnah e la braità, che non c'è questo obbligo di mettere in un utensile. Cioè, la nostra Mishnah capisce che uno viene dalla casa già porta. Viene messo subito in un utensile santificato, mentre da questa varietà vedremo che non viene messo subito in un utensile santificato. Perciò dice: Sede Menachot Ketzad, qual è la procedura? Adam e Vimincha Metobeto, uno porta un'offerta dalla propria casa, Bekalakto Chekesev Shezaav, che porta in ceste d'oro d'argento, d'argento d'oro. E venotare toch klisharet o mikacha biklisharet, che lo mette in utensile santificato e lo santifica in utensile santificato. Venotena lea shamna ulivonata, e ci mette dopo di ciò, ci mette l'olio e l'olivano, umoricha etzel kohen, e dopo lo porta al kohen, vi kohen molicha etzel mizbeach, il kohen lo porta vicino all'altare, umiksha bekeren dromit maravit. E lo offre sul corno. I corni erano dei cubi in ogni angolo, c'erano quattro cubi che avevano misura di un braccio per un braccio. Keneged chodash el keren, e sullo spigolo dell'angolo e sud-ovest. Vedaio, e ciò è sufficiente. Umisarekta alvona le tzad echad, vekomets mimakom shenitraba shamna, e muoveva l'olivano a un lato dell'utensile e prendeva una manciata dal lato dove c'era più olio. Venotare toch klisharet o mekacho biklisharet, e prendeva la manciata e la metteva in un altro utensile e santificava questa offerta nell'utensile. Un lacchetto di bonatà, e dopo di ciò raccoglieva tutto l'olivano, venotà al gabav, e lo metteva sull'offerta, cioè sulla manciata. Un maleotto al gabav mizbeach, e lo offriva sull'altare, e lo versava sul fuoco e veniva bruciato così. Un maleo makiro biklisharet, e perciò lo bruciava, prima di tutto lo raccoglieva e lo portava fino alla parte superiore dell'altare. Lo metteva in questo utensile, molcho menotol gabeishim, e poi lo salava, ci metteva sale, e poi lo versava sul fuoco. Kareva komets shiarei nechalin. Dopo che il komets, la manciata, fu offerta, allora da quel momento in poi è permesso mangiare la rimanenza. Grashina kohanim liten tocha yain veshemen udvash ven asurin ela milchametz. E i coin possono mangiare in qualsiasi maniera che vogliono, posso aggiungere qualsiasi spezie, qualsiasi cosa per dargli il gusto che vogliono. Qui dice vino, olio,
o miele. E l'unica cosa che non possono fare, e a proposito, è veramente è vietato portare sostanze profane nel santuario, però è permesso portare sostanze di quei tipi che non vengono offerti sull'altare. Perciò uno può portare spezie nel santuario, poiché uno non offre spezie sull'altare. Però l'unica limitazione è che è nasulina al Hametz, che devono stare attenti che non diventi Hametz, perché mangiare tutto ciò che è nel santuario deve essere come Kasher Pesach. Ci sono alcune eccezioni, per esempio Korban Todah, uno offre 40 pani, 40 chalot, 30 sono matzah e 10 Hametz, vero Hametz. E ci sono alcuni casi che sono Hametz, comunque qui in generale Mincha deve essere come Kasher Pesach. Perciò la domanda è: Katani miat bekaratot shel kesef bekaratot shel zahav, che uno porta in ceste d'argento e d'oro, e solo dopo di ciò vengono messe, uno mette l'offerta in un utensile santificato. E allora la domanda è: perché la nostra Mishnah dice che uno porta dalla casa in un utensile santificato? Amara Papa. E ma bekelim arruin di Klei Sharet, che la nostra Mishnah si riferisce che la Micha è tolta da un utensile che è degno di essere un utensile santificato, se il padrone consacrerebbe tale utensile al santuario. Amar Papa, e ma bekelim arruin di Klei Sharet, e si riferisce a utensili che sono degni di essere Klei Sharet. Se, come ho detto, se il padrone li consacra. Adesso dice Gemara che Miklal de Kfifa Mitzrit lo chazia. Da ciò possiamo dedurre che una cesta fatta di fibre di palma non è degna di essere un utensile santificato del santuario. Che man, secondo chi è questa opinione? Dell'occhio rabbi Yossi rabbi Yuda. Non è secondo l'opinione della Yuda, poiché abbiamo studiato dettagliamo, se non è una parità. Klisharet, Shasan Shel Etz, rabbi Posel, rabbi Yossi rabbi Yuda, Machir. Utensili fatti di legno, rabbi li invalida, e rabbi Yossi rabbi Yuda dice che sono validi. Perciò, se è così, allora secondo rabbi Yossi rabbi Yuda, questa cesta fatta di fibre di palma dovrebbe essere valida anche per l'uso del santuario, se uno la consacra. E allora per quale ragione abbiamo detto che non è valida? E dice Agmara, cioè risponde Agmara, Afilo tema Rabbi Yosef Rabbi Yuda, anche se vuol dire che questa opinione è secondo Rabbi Yuda, però questa non si armonizza con ciò che abbiamo detto, perché Ema de Amar Rabbi Yosef Rabbi Yuda Bechashuvim Bechutin mi Amar. Ciò che dice Rabbi Yosef Rabbi Yuda è solo utensili fatti di legno, però di alta qualità, ma non ceste fatte di fibre. E perciò Letli Rabbi Yosef Rabbi Yuda Akrivevano alle fechatecha? È una domanda. Vuoi forse dire che Rabbi Yosef Rabbi Yuda non è d'accordo con questo verso che dice Akrivei un'alif yichatecha, cioè il verso dice lì così: non offrite offerte di bassa qualità. E dice il verso: potreste forse offrire ciò come un dono alle fecha. Fecha è un pascià, un governatore musulmano, turco o egiziano. Si chiama in italiano Pascià, anche in ebraico è Pascià, e questo è Fecha, e c'è anche la parola Fecha anche in ebraico moderno. Perciò dice: Akrivevano alle Fecha, prova a darlo al tuo governatore e vedi se lo accetta, se porti un'offerta di bassa scadenza. Certamente non oseresti fare una, non ti azzarderesti a fare una tale cosa.
Perciò ugualmente perché lo dai a Hashem? Perché porti un tale cesto a Hashem? Perciò quello che intende dire è che quando uno porta questo cesto per Adonai Sotah, fatto di fibre di palma, è un oggetto di scarsissima qualità, che non è degno di diventare utensile e santificato, consacrato per l'altare, per il santuario, mentre gli altri casi che la Mishnah dice lì, e Karatoce, Kesef, Shezahav, sono fatti d'argento e d'oro, quindi sì, sono bellissimi utensili di alta qualità che sono cari e quelli, se uno li consacra, possono essere utilizzati per santificare l'offerta che viene messa in essi, in questi utensili. Venotna e il padrone mette l'offerta al Klei Sharet o Mekacea bi Klei Sharet. Prende l'offerta che aveva e lo mette in utensile santificato e lo santifica il contenuto. Perciò dice Agmarà adesso, secondo ciò che dici qui, che quando lo mette in utensile santificato, e anche santifica ciò che il contenuto vuol dire, Shmamina, Klei Sharet e Mekacin, El Midat, vuol dire che lui deve avere intenzione di santificare questa offerta farinacea, perché se non fosse uno non avesse avere intenzione, allora non sarebbe necessario che dica un Mekacin di Klei Sharet, è sufficiente Venotna di Klei Sharet e basta, nel momento che lo mette dentro viene santificato da solo. Perciò se dice Omekachabi Kisraed vuol dire che anche deve avere intenzione. Risponde ancora no. Ema di che Notnavi Kisraed le Kachabi Kisraed per intenzione affinché santificano, ma non che deve avere intenzione, però veramente non ci vuole intenzione. Questo vuol dire. E perciò la messa nell'utensile stesso santifica, ma non richiede intenzione. Notenna lea shamna alvarata, e dopo di ciò aggiunge sopra di ciò l'olio, la quantità dovuta e l'olibano. Se ne marve, azzacca lea shamna alvarata. Questo il verso dice chiaramente. Umulichazer la Kohen, e lo porta dal Kohen, dichteve via il bnei Aaron, e lo porta ai figli di Aaron. E dice la verità, ve Kohen molichazer misbeach, e dopo di ciò porta l'offerta all'altare, dichtiv vigisha etzel mizbeach, e lo offrirà vicino all'altare. E dice la verità, continua, abbiamo già letto questo, megisha vekeren tromit maravit al corno sud-ovest, keneget chuda shel keren, e sullo spigolo, sull'angolo proprio, sullo spigolo del corno, che sta proprio al massimo sud-ovest, vedaio, ed ciò è sufficiente. Mina, dove sappiamo ciò? Dichtiv, vizor Torah Mincha, akrev ota bnei Aaron ifnei Hashem e ifnei Mizbeach. Questa è la legge della Mincha, i figli di Aaron lo porteranno dinanzi a Hashem, nella parte anteriore dell'altare. Qui ci sono due condizioni, dice l'ifnei Hashem e dice anche ifnei Mizbeach, sono due condizioni diverse. Adesso la Gemara elaborerà. Difnei Hashem, dinanzi Hashem, Yechol Bemarav, forse sarebbe il caso di fare un disegnino, penso che tutto sarebbe più semplice. Dunque, questo era il santuario. Questa è l'anticamera e questo è il santuario stesso. E questo è Kodesh HaKodeshim. Così c'era l'arca, i cherubini, qui c'era l'altare interno con la menorah, il candelabro e il tavolo. Adesso questo si riferisce alla parte sud, è chiamata Pnei Mizbeach, cioè come se è la facciata dell'altare. Però ci sono due richieste, ci vuole la facciata dell'altare, ma ci vuole anche
C'è un'altra richiesta che deve essere l'ifnei Hashem, che deve essere dirimpetto all'ingresso del santuario. Adesso questo corno, il corno sud-ovest, cioè questo qui, questo corno qui, non era dirimpetto all'ingresso del santuario. E un'altra cosa che è necessario di notare, che il centro di simmetria del santuario in questo disegno è anche il centro di simmetria dell'altare stesso. Il centro dell'altare consegue con il centro del santuario stesso, tutto in una linea. E perciò vediamo, ripeto, l'angolo sud-ovest non è l'ifnei Hashem, è dirimpetto all'entrata del santuario. Perciò dice Gemara, da dove sappiamo? Dichtiv, vezot orata mincha, akrevota lifnei Aaron, bnei Aaron, lifnei Hashem e bnei Mizbeach. Come ho detto, lifnei Hashem è una condizione, e bnei Mizbeach è l'altra condizione, ma ho detto, è la salita, questa è la rampa dell'altare. Questo è l'altare stesso, questo è il ballatoio che è intorno, una parte. E questo è l'altare e questa è la rampa. Pnei HaMizbeach vuol dire da dove uno sale per la rampa e va verso su, come se fosse, diciamo, l'ingresso all'altare. Vittania, abbiamo studiato una verità, l'Ifnei Hashem è richiesta all'Ifnei Hashem, deve essere davanti a Hashem. Yachol b'Ma'arav, forse vorresti dire che può essere nel lato ovest, e che uno può offrire il lato ovest dell'altare, però lato ovest vuol dire questo è ovest, no? Questo è ovest, perciò questo lato ovest è l'ifnei Hashem, è dirimpetto all'ingresso del santuario, va bene, però c'è un problema. Cosa facciamo con il Pnei Mizbeach? Perciò dice, Talmud Lomar, il Pnei Mizbeach, che ci vuole anche la parte inferiore dell'altare, della rampa dove uno sale. Io il Pnei Mizbeach, se vuol dire questo, bisogna considerare la parte frontale dell'altare, la parte dove c'è la rampa, dove uno sale per andare su verso l'altare. Yachol Badaron, forse potresti dire che sarebbe nel Badarom, nel sud. Talmud Lomar l'Ifnei Hashem, però ci vuole l'Ifnei Hashem. Allora se, come ho detto, se l'angolo sud-ovest va bene, che allora è Pnei Mizbeach, però non c'è l'Ifnei Hashem perché non è dirimpetto all'ingresso del santuario. Hakezad, come può essere ciò? Mikisha Bekeren Dromit Maravit lo offre sull'angolo sud-ovest, che neget chuda shel keren vedayo, è sufficiente. Rabbi Lazar omer, yachol yagishena be'ma'arava shel keren o lidroma shel keren, forse forse diresti che lo può offrire o dal lato ovest del corno, cioè questo cubo che sta all'angolo. O l'idroma shekher, la parte inferiore, amarta kol makom shda motze shne mikraot, quando tu trovi due versi, echad mikayem atzmo u mikayem divrei chavero, ve echad mikayem atzmo u mbatel divrei chavero, menichin et shemikayem atzmo u mbatel chavero, u tofsim et mikayem et atzmo u mikayem chavero. Cioè, se ci sono due versi, uno che sostiene ciò che dice, però è una contraddizione per un altro verso, oppure c'è un altro verso che sostiene se stesso e un altro verso anche, allora preferiamo andare secondo il verso che sostiene se stesso e non c'è nessuna, e anche l'altro verso, e no, che, affinché non ci sia nessuna contraddizione. Adesso spiega. Shatavom lifnei Hashem, quando tu dici lifnei Hashem, questo si riferisce be'ma'arav, nella parte
ovest dell'altare. E però, bital tel pnei misbeach, vadaron. Però, se lo, come ho detto, se lo fai nella parte ovest, bitalta il pnei misbeach, vadaron. Perciò non avrai la parte inferiore che deve essere. Se lo fai qui, non hai il pnei misbeach, la parte che è la facciata del misbeach. Ukshata omer el pnei misbeach badrom, e se tu dici che lo offre sulla parte frontale del misbeach, che è la parte sud, perciò chiamta lifnei Hashem Marav, sì, hai compiuto sia lifnei Hashem, che è dirimpetto all'ingresso del E santuario, sia che è nella parte ovest. Ma questo non si combacia, non funziona. Come ho detto, non può essere, perché non è, questo angolo non è dirimpetto all'ingresso del santuario. Io l'ho disegnato male. Dovrei disegnarlo nuovamente. Vedete che questo corno che sta a sud-ovest non è dirimpetto all'ingresso del santuario, perché c'è questo muro proprio dirimpetto, perciò non si compie questa condizione di Fnei Hashem. E allora chiamerà Vehan Chianta, come fai a compiere queste due condizioni? Perciò risponde Gemara Amaravashi che Sabar Haitana, cioè Rabbi Lazar, Kule Mizbea Betzafon Kai, che tutto l'altare si trova sulla parte settentrionale. Se faccio un disegno e faccio vedere. Secondo Rabbi Eliezer, Rabbi Lazar, questa linea del centro del santuario si collega, continua esattamente nella parte inferiore dell'altare, e perciò tutto l'altare si trova sulla parte nord, la parte settentrionale dell'atrio del santuario. E perciò, e questa è la rampa. E perciò non c'è problema, perché questo corno che sta a sud-ovest si trova sì dirimpetto all'ingresso del santuario. Perciò non c'è questo. Ci sono tutte e due le condizioni e sono state compiute. Però come spieghiamo l'opinione del Tanakamà, del primo Tanakh che disputa con Rabbi Lazar? Abbiamo capito Rabbi Lazar? Abbiamo capito. Però come lo spiega il primo Tanakh? E veramente non è chiaro da questa sughia, però a me è chiaro da, abbiamo studiato una sughia molto simile nel trattato Yomah, e lì ci sono diverse opinioni, e da quella sughia è chiaro che è sufficiente che sia, non deve essere dirimpetto all'ingresso del santuario, neanche dirimpetto all'ingresso del anticamera. È sufficiente l'ifnei Hashem che sia il lato ovest, e quello chiamato l'ifnei Hashem. È sufficiente, quel lato è già l'ifnei Hashem, perché la Gemara lì in Yomah spiega che non c'è nulla che interferisca nello spazio vuoto tra l'altare e l'ingresso dell'anticamera. Perciò questa zona è anche chiamata l'Ifnei Hashem, tutto questo lato. Perciò questa è la maniera che io capisco, modestamente, per spiegare questa Gemara, che in fin dei conti sembra che non c'è questa difficoltà, però c'è questa difficoltà, capire com'è l'Ifnei Hashem, perché in fin dei conti quel corno a sud-ovest non si trova dirimpetto all'ingresso, si trova dirimpetto al muro del santuario. Perciò, spiegando secondo la sughia di Yomah, è chiaro che tutta questa zona è chiamata anche l'Ifnei Hashem, perché, come ho detto, non c'è nulla che interferisca, non c'è nulla, nessun oggetto, nessuna cosa. Veramente sì, c'è lì il lavabo, il chior, ma questo non dà fastidio, perché parte
di tutti gli utensili del santuario. Però tutta questa zona è aperta, perciò questa è considerata anche rinascente. Questa è la maniera che io ho capito. Chiacamara, Maivadai, cosa significa con ciò è sufficiente? Amaravashi, Itzrich, è necessario. Sagadata Kamina, Tibai, Agashat Milcha, Gufa. Abbiamo potuto pensare che bisogna offrire questa offerta, fare Milcha, all'altare, assieme all'utensile stesso, e non bisogna versarlo sul fuoco, Kamashmalan, che no, che è sufficiente che l'utensile tocchi l'altare, ma non deve essere offerto l'utensile stesso, solo ciò che è il contenuto. Vema Achinami, da dove sai che non è così? Forse bisogna mettere l'intero utensile con il contenuto sull'altare. Amar Kra Vikrivai la Kohen Vegishai la Mizbeach, che lo porterà al Kohen e il Kohen lo offrirà sull'altare. E ciò significa Ma Krava Ezer Kohen Bikli, Avagasha Ezer Mizbeach Bikli. Così come colui che offre il sacrificio e l'offerta farinacea la dà al Kohen in un utensile santificato, così ugualmente il Kohen lo porta sull'altare, ma non è che deve mettere tutto l'altare, solo il contenuto. Bisogna bruciare solo il contenuto, ma non mettere l'intero utensile. Sposta, la verità ha detto che deve spostare tutto l'olibano a un lato dell'utensile affinché prenda la manciata solo di farina e non prendere dell'olibano affatto, niente. Chiechi dello tikmoz badei mincha, affinché non afferri con la manciata anche un po' di olibano. Che ditnan, perché mi ha studiato? Kamatz ve'alabbi yado tzoror, se prese un piccolo, diciamo, sassolino nella mano assieme alla manciata, o gerger melach, oppure un granello di sale, o koret levona, oppure una piccola parte della levona, diciamo, un granello anche di levona, basul, la kmitza. La manciata è invalida, poiché la ragione è perché non deve mancare nulla dell'offerta farinacea, e se ci fosse lì un granello di qualsiasi cosa, di sale o un sasso o di olivano, mancherebbe l'offerta stessa e perciò la renderebbe invalida. E detto la barità, e prende dalla parte dove c'è il massimo d'olio. Minalan, lo sappiamo ciò, dichtiv mi salta o mi shamna, mi girsa o mi shamna, che deve prendere la parte dove c'è la parte migliore della farina e della parte dell'olio, e anche ripete nuovamente della parte della farina e d'orzo e del suo olio. Minotone toch kli sharet, e lo mette in utensile santificato, mi cacciò il kli sharet, e lo santifica in un utensile santificato. Chiagmara Lamali, per quella ragione deve santificare il comez, la manciata. Ah, chi c'ha Hadazimna? Già fu messa nell'utensile. Quando lui prese la manciata, la farina già era contenuta in un utensile che era santo, e perciò il contenuto già fu santificato. Per quale ragione deve santificarlo nuovamente e metterlo nuovamente in un altro utensile? Bideava Adam deve essere simile al sangue. Adam vuol dire la Aleph di Adam, non vuol dire una persona, Adam, un uomo. Vuol dire sul sangue. A in Aleph, in aramaico, vuol dire sul, che deve essere simile, noi diciamo sul, ma vuol dire al, in italiano al, simile al sangue. Perciò deve essere come il sangue. Dam, che il sangue afalgav, Dekdeshitei sakin betzavar bema, che quando il Kohen scanna un animale, il coltello
santifica l'animale. Ma con tutto ciò, il sangue che fuoriesce, Adam Magdish Levi Kishoret, deve santificarlo nuovamente in un utensile, a raccogliere il sangue in un utensile e santificare il sangue nuovamente. Cioè non è sufficiente la prima santificazione, ce ne vuole un'altra. E perciò Achanami lo Shna, perciò non c'è differenza, anche in questo caso, anche deve santificare nuovamente l'offerta farinacea. Umlaketet devonatav e notna al gabav, e raccoglie l'olibano che lo spostò a un lato dell'utensile e lo mette sulla manciata che fu santificata, abbiamo detto un altro utensile nuovamente. Dichtiv betkolalbona asher al mincha, che scritto chiaramente che deve prendere l'olibano e metterlo sulla mincha, si intende sulla manciata, e perciò l'olivano viene bruciato sull'altare assieme alla manciata. Terminiamo qui, che Hashem vi benedica.